Un buon pomeriggio e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo tornando sul Jova Beach Party perché dopo l'ufficializzazione dello svolgimento a Montesilvano il prossimo 7 settembre proprio del Jova Beach Party, questa mattina il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis ha illustrato le misure di sicurezza messe in campo e i dettagli organizzativi in occasione dell'evento. Paolo Renzetti. Dopo l'ufficializzazione del Jova Party il prossimo 7 settembre a Montesilvano, questa mattina il sindaco Ottavio De Martinis, affiancato dai componenti di giunta, ha illustrato le misure di sicurezza e organizzative messe in campo e i dettagli in occasione dell'evento che porterà nella città adriatica quasi 40.000 persone con 33.000 spettatori autorizzati per il solo evento musicale. Previste strade chiuse, parcheggi, bus, navette per una giornata indimenticabile per la cittadina adriatica. Finalmente posso dirlo, il 7 settembre Montesilvano ospiterà una tappa del Jova Beach Party. In questi giorni ho più volte prudentemente manifestato ottimismo, però al tempo stesso le prescrizioni di cui si parlava ci hanno fatto attendere fino all'ultimo istante prima di poter festeggiare, come giusto che sia, un evento così importante per il nostro territorio. Un territorio che ha dato dimostrazione di avere tanto da offrire e siamo certi che sarà in termini turistici, in termini di promozione turistica anche per tutto l'Abruzzo, un evento che porterà lustro al nostro territorio. Le prescrizioni ci sono state nel corso dei vari appuntamenti in prefettura, ma le abbiamo superate tutte. Abbiamo predisposto tutti gli atti amministrativi e siamo arrivati all'appuntamento preparatissimi. Noi andremo a circoscrivere le aree, abbiamo assecondato le richieste del comitato e della commissione, quindi ci sarà un'interdizione della pineta integrale a far data da un giorno prima dell'evento sino alle necessità che saranno imposte dalla sicurezza. Ci sarà un'interdizione dell'area completamente con gli orsogrill, con personale peraltro armato all'interno della pineta e personale che si occupa dell'antincendio. Poi ci sarà l'interdizione ovviamente dell'area a mare, di tutte le traverse al mare, della via Aldo Moro, una interdizione al traffico veicolare, almeno una settimana prima proprio del tratto strettamente necessario in cui ci sarà l'evento per consentire il montaggio del palco. Abbiamo predisposto due punti cardine da cui partiranno i bus navette e le persone a piedi, uno è il Palaroma e l'altro è la zona del Porto Allegro. Cambiamo argomento perché sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza delle attività adiacenti per far luce sulle dinamiche che hanno portato alla morte del 45enne professore di Lanciano Riccardo Iannucci. Entro la giornata di oggi ci sarà anche il responso dell'autopsia effettuata dal medico legale Marco Piattelli. Vediamo. I carabinieri di San Vito Chietino hanno acquisito le immagini della videosorveglianza di alcune attività commerciali di Corso Matteotti. Si cerca di ricostruire le ultime ore in vita, indagini a tutto campo sulla morte di Riccardo Iannucci, 45 anni, docente di lingue straniere di Lanciano, trovato cadavere sotto il Belvedere Maremonti. Il corpo era disteso come se stesse dormendo, raccontano i testimoni che hanno cercato di prestargli invano i primi soccorsi alle 6 del mattino. L'uomo giaceva senza vita sul terreno dalla mezzanotte circa, dicono i militari della compagnia di Ortona. Secondo il medico legale che ha eseguito la ricognizione cadaverica sul luogo del ritrovamento, il 45enne sarebbe morto per edema polmonare. Ma causato da cosa e perché il corpo di Iannucci era a 3 metri sotto il livello della strada, con indosso soltanto gli slip e i vestiti da mare accanto? Si era recato da solo in quel posto, a un centinaio di metri dalla caserma dei carabinieri, oppure ce l'ha portato qualcun altro? Sono tante le domande alle quali si cercano risposte. Gli inquirenti si attendono delle prime indicazioni dall'autopsia che sarà eseguita nelle prossime ore a Chieti, dove la salma è stata trasferita su ordine del PM di Lanciano, Serena Rossi. Nel frattempo in città sono tanti i messaggi di cordoglio per il prof, come scrivono alcuni alunni sui social ricordandolo con affetto. Un coro unanime di stima verso il docente, anche dal mondo della scuola, dove viene ricordato come un professionista molto preparato. Nessuno avrebbe immaginato un tale epilogo.
Presentata dal coordinatore abruzzese dei borghi più belli d'Italia, Antonio Di Marco, la visita di una delegazione cinese di rappresentanti politici del municipio di Zhengzhou, una delle più importanti città della Cina centrale, centro politico, economico, tecnologico ed educativo e capitale della provincia di Henan, con oltre 8 milioni di abitanti. Delegazione cinese in visita in Abruzzo. Nei borghi più belli della nostra regione, questa iniziativa Di Marco che avete fortemente voluto. Nel tempo in cui si parla tanto della Cina a livello non solo nazionale ma a livello internazionale, il Club dei Borghi Più Belli ha intrapreso un cammino da tempo che ci vede oggi interlocutori preferiti dal governo cinese per scegliere quei luoghi che sono di fatto già certificati per essere appunto nel Club dei Borghi Più Belli. Oggi per noi è una giornata importante perché loro vengono a incontrare le istituzioni ma soprattutto entreranno nel merito del progetto che vorranno proporci e che noi vorremmo in qualche modo condividere. Loro hanno interesse a investire nella nostra regione, a investire dal punto di vista dell'acquisizione del patrimonio abitativo in disuso, dei centri storici minori, conoscere le tipicità, conoscere l'arte, l'archeologia e soprattutto l'aspetto sociale dei nostri borghi, perché interessa capire la vita che scorre normalmente, direi anche con lentezza, nei nostri borghi, che per loro è qualcosa di importante e di interesse strategico. Noi faremo in modo di far visitare nelle 48 ore che hanno di tempo a disposizione il più possibile i borghi che noi rappresentiamo e ho l'onore e la competenza specifica di portarli a visitare diversi centri storici della nostra regione. Vedremo di farcela perché non è cosa facile in 48 ore, però siamo veramente contenti di questo risultato fin qui raggiunto, anche perché si parla dell'apertura di un ufficio proprio in Cina che parlerà proprio dell'Abruzzo, dei borghi più belli, perché è lì che nascerà la vera relazione tra loro e noi nel quotidiano che ci sarà da gestire da qui in poi, perché non finisce con questa visita istituzionale ma incomincia semmai da qui un percorso che ci vede entrambi impegnati a offrire loro le migliori opportunità sul nostro territorio e loro a investire risorse importanti per creare questo canale di comunicazione strategico di cui loro hanno un gran bisogno. La giunta regionale ha sbloccato fondi inseriti nel master plan per 50 milioni di euro per la realizzazione di un impianto per l'irrigazione del Fucino. Un provvedimento che soddisfa il sindaco di San Benedetto dei Marsi, Quirino Dorazio. È stata approvata dalla Giunta regionale la delibera per sbloccare 50 milioni per la realizzazione dell'impianto di irrigazione nel Fucino. Ad annunciarlo è il vicepresidente del Consiglio regionale con delega all'agricoltura, Emanuele Imprudente, che parla di progetto fondamentale per lo sviluppo dell'area del Fucino. Per la nuova rete irrigua è previsto un investimento di 50 milioni di euro, già inseriti nel piano Masterplan del 2016, dall'allora amministrazione presieduta dall'ex governatore Luciano D'Alfonso. Mi fa molto piacere che si sia dato pieno corso a un intervento che possa trovare concretezza e realizzazione in tempi non solo molto più celeri rispetto alle fantasiose ipotesi che si erano ipotizzate col precedente governo regionale, ovvero quello di realizzare un impianto irriguo in quota che avrebbe assolutamente non risolto i problemi del bacino Fucense, perché non avrebbero avuto assolutamente come obiettivo quello di risolvere il problema idrico del Fucino, ma avrebbero avuto come obiettivo quello di realizzare semplicemente un luogo turistico in quota. Questi sono finanziamenti che devono essere messi a frutto entro termini ben precisi ed indicati, e la scadenza è il 31/12/2020. Ci è stato fatto credere che si sarebbe arrivati a una progettazione definitiva esecutiva nel pieno rispetto dei tempi, e invece abbiamo scoperto all'indomani delle elezioni regionali che addirittura non era stato neanche realizzato un progetto di prefattibilità. Cosa prevede in questo momento la realizzazione dell'opera? L'acqua serve dove ci sono le coltivazioni.
stazioni, quindi vicinissime ai campi. L'acqua va verso il basso, quindi sarebbe stato inconcepibile, sarebbe stato contro ogni legge fisica, diciamo, allontanare l'acqua, portarla in quota per poi riportarla giù dove effettivamente serve. Il comune di Pescara aderisce al bando europeo per le case ai poveri. Il progetto prevede anche l'utilizzo di abitazioni private con prezzi calmierati. Vediamo. Alloggi per i nuovi poveri, c'è un bando europeo a cui il Comune di Pescara vuole partecipare. Lei aveva, Sindaco, parlato nei giorni scorsi dell'importanza di far rete. Chi vuole essere aiutato sarà aiutato, è così? Sì, dal primo giorno in cui mi sono insediato il problema reale che ho affrontato in maniera determinata è proprio il degrado della città, che non si è concretizzato soltanto in blitz in alcune zone che erano state totalmente abbandonate, ma con la consapevolezza che c'è chi deve essere aiutato perché vive in una condizione di disagio sociale che a Pescara non può essere accettata. Quindi chi vorrà stare dentro le regole, chi vorrà avere l'aiuto dell'amministrazione e dei tanti soggetti che operano nel sociale troverà le porte spalancate anche attraverso progetti mirati che permetteranno di avere degli alloggi a prezzi calmierati in modo tale da far sì che le persone che vogliono possano ritrovare la dignità perduta. Però chi pensa di delinquere in questa città, chi pensa di spacciare, chi pensa di comportarsi in maniera incivile dovrà capire che da questa città deve andare via, perché Pescara è una città civile che aiuta tutti, ma aiuta chi vuole essere aiutato e chi sta dentro le regole, perché chi sta fuori dalle regole, chiunque esso sia, deve andare via dalla città. Nello specifico questo progetto fa sì che anche privati cittadini possano mettere a disposizione i propri alloggi? Sì, alloggi che potranno essere ristrutturati con fondi europei che ovviamente transiteranno attraverso il comune e che potranno essere affittati a prezzi calmierati ma sempre accettabili per metterli a disposizione di persone che oggi vivono un disagio sociale, ovviamente sempre seguiti dall'amministrazione comunale, dai centri sociali, da coloro che comunque operano nelle attività del sociale come la Caritas, come la Mensa di San Francesco, come le tante associazioni che forniscono una rete di protezione in città e che assolvono a un compito sicuramente fondamentale per far sì che tutti si possano trovare bene in questa città. Ci spostiamo all'Aquila adesso, perché questa sera c'è il via alla perdonanza celestiniana e questa mattina c'è stato il passaggio di consegne tra le due figuranti della Dama della Bolla. Sarà Luce Cruciani che raccoglie il testimone da Paola Protopapa. Daniela Rosone. Grazie, dopo questo passaggio. Al via la 725esima edizione della perdonanza celestiniana, con il passaggio di consegne tra le figure più importanti del corteo del 2018 a quelle del 2019. In una piccola cerimonia il sindaco Pierluigi Biondi ha consegnato il ramo d'ulivo, con il quale il cardinal Bertello aprirà la porta santa di Collemaggio al giovin signore Federico Vittorini. Paola Protopapa, campionessa paralimpica, dama della bolla dell'edizione passata, ha consegnato invece l'astuccio della bolla che sarà portata in corteo il prossimo 28 agosto a Sara Luce Cruciani, dama della bolla dell'edizione del decennale. Un passaggio pieno di significati. Per me partecipare alla perdonanza mi ha suscitato moltissime emozioni, poi oggi ancora di più dopo comunque aver incontrato Paola e aver fatto appunto il passaggio della bolla effettivamente proprio da lei, è stato anche un onore perché lei comunque nello scorso anno ha rappresentato la città, cosa che adesso invece dovrei fare io, quindi spero comunque di essere all'altezza del compito. Quarta edizione del campus ora a Mosciano Sant'Angelo per i 20 studenti ritenuti i più brillanti tra quelli del quarto anno degli istituti e dei licei d'Abruzzo. La manifestazione organizzata dall'Associazione dei residenti abruzzesi nel mondo permette ai ragazzi di confrontarsi con celebri professionisti della nostra regione. Giuseppe Dintino.
I 20 studenti più meritevoli tra quelli del quarto anno delle scuole superiori d'Abruzzo sono stati selezionati per partecipare al Campus Ora, ovvero d'orientamento in Abruzzo, dal 22 al 24 agosto. La manifestazione, ormai giunta alla quarta edizione, è organizzata dall'Associazione No Profit dei residenti d'Abruzzo nel mondo e quest'anno si è tenuta a Fattoria Cerreto, nel panorama bucolico di Mosciano Sant'Angelo. Un'occasione che si rinnova per i 20 migliori studenti d'Abruzzo. L'idea nasce 4 anni fa con l'obiettivo di coltivare talenti, di promuovere il merito del territorio e soprattutto di orientare questi talentuosi ragazzi verso una scelta più consapevole del loro futuro e delle decisioni che verranno. I ragazzi, che provengono sia da licei che da istituti tecnici, ma accomunati dai brillanti risultati scolastici, hanno qui l'occasione di confrontarsi con professionisti di spicco della nostra regione. Questo per aprire uno scorcio sul mondo del lavoro e per iniziare a farsi un'idea, poco prima dell'avvio dell'ultimo anno delle superiori, su che percorso intraprendere dopo il diploma, che sia lavorativo oppure accademico. Noi chiediamo ai dirigenti di tutte le scuole superiori d'Abruzzo di candidare i 3 studenti più meritevoli. C'è poi una commissione composta da membri interni ed esterni all'associazione che organizza il campus che seleziona i migliori 20. Numerosi laboratori in questi 3 giorni di attività. Quest'oggi è salita in cattedra l'imprenditrice Francesca Verrini. Un grandissimo piacere partecipare a queste iniziative perché i giovani sono il nostro futuro e comunque hanno bisogno di ascoltare qualche esperienza pratica di lavoro sul campo. Nel caso specifico io ho parlato sì della mia azienda, ma soprattutto ho voluto parlare del Made in Italy, che è uno degli argomenti che mi stanno più a cuore, cioè il vero Made in Italy, materia prima italiana lavorata in Italia. Si vede che sono studenti di alta qualità, si vede che sono ragazzi insomma interessati e quindi è piacevole quando anche con una certa differenza di età si interagisce con delle menti fluide, fresche e vivaci. Adesso andiamo alla pagina degli eventi, tutto pronto per l'11ª edizione del Festival del Peperone Dolce che si svolgerà ad Altino questa sera e domani. Disponibile anche un servizio di bus navetta che collegherà la frazione di Selva al centro del paese. Vediamo. Fervono i preparativi per l'11º Festival del Peperone Dolce di Altino e Palio Culinario delle Contrade. Mentre i coltivatori raccolgono il prodotto tipico nei campi, nelle cucine del paese i contradaioli ammassano gli ingredienti necessari per preparare i menù che concorreranno al Palio Culinario. L'appuntamento è per il 23-24 agosto nel centro storico di Altino. 7 le contrade in gara che si contenderanno l'ambita piletta in legno, cesellata a mano da un artigiano del paese. Altino, Briccioli, Fontelama, Fonte Mandrelle, Sant'Angelo, Le Seie Quartiere e Selva. Nei menù, tutti rigorosamente a base di peperone dolce di Altino, dal primo al secondo e al dolce, si trovano gli ingredienti della ricca biodiversità del Sangro Aventino e dell'Abruzzo, dalla patata di Pizzoferrato all'aglio rosso di Sulmona, dall'olio in tosso di Casoli ai ceci di Navelli, dalla cipolla limone di Selva di Altino alla ricotta di Montazzoli. Il peperone dolce di Altino, detto a cocce capamonte, perché il frutto è rivolto verso l'alto, sarà utilizzato fresco e secco in polvere a scaglie, sapientemente declinato al salato e al dolce nei vari piatti. Non mancherà lo stand gluten free a cura dello chef dell'associazione di tutela Gianni Di Carlantonio. Gli stand aprono alle ore 19, servizio uno stop di bus navetta da Selva di Altino, costo 1 euro a persona, gratis i bambini e disponibilità di mezzi adibiti al trasporto di persone con difficoltà motorie e anziani. Una navetta partirà anche dal terminal bus Memmo di Lanciano e porterà gli ospiti fino al centro del paese, partenze alle ore 19 con rientro alla mezzanotte. Il costo è di 20 euro a persona e comprende sia il viaggio andata e ritorno che un menù completo, facendo saltare la fila alle casse. Tra i partner del festival dell'11ª edizione c'è anche Lega Ambiente, che sarà presente con uno stand informativo per la campagna di sensibilizzazione sui temi del plastic free. Si terrà dal prossimo 29 agosto al 1 settembre la seconda edizione del Festival dell'arrosticino e del formaggio fritto a Piancarani di Campli, manifestazione all'insegna del buon cibo ma anche della solidarietà.
si è tenuta a Campli presso la sala consigliare la conferenza stampa del secondo festival del formaggio fritto e dell'arrosticino a Piancarani di Campli. Alla presenza del sindaco Agostinelli, l'azienda agricola di Pancrazio, l'associazione culturale Compagnia Farnese, stampa e TV. Nell'occasione l'associazione ha consegnato un contributo economico in assegno a titolo di beneficenza per la Casa Famiglia Manuela. Il festival partirà giovedì 29 agosto e terminerà 1 settembre. Una 4 giorni all'insegna della buona musica, intrattenimento, animazione per bambini, piatti tipici del territorio a chilometro zero, birre artigianali. La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia. 4 giorni veramente dove ci sarà musica, ma che è l'occasione veramente per assaggiare e provare prodotti che vengono appunto proprio dal nostro territorio, e questo ci permette anche come amministrazione comunale di creare una serie di servizi collaterali che aiutano la promozione poi di Campli come uno dei borghi più belli d'Italia. Quindi abbiamo creato questa iniziativa del pulmino che permetterà a tanti di partire proprio da Piancarani, dall'azienda agricola, e venire in centro per visitare quelle che sono le bellezze del nostro centro storico. Saranno 4 serate all'insegna del divertimento e della buona cucina. Del divertimento appunto si chiama festival, non sagra, perché all'interno della stessa amministrazione ci saranno intrattenimenti musicali a partire da giovedì sera con Robby Santini, per chiudere la domenica con un gruppo forte di Roma, 4-5 ragazzi, quindi a tutti gli uomini gli diamo il benvenuto, tutti i prodotti aziendali, cucineremo solo esclusivamente quello che l'azienda produce e trasforma, quindi dalla pecora alla callara, agli arrosticini, formaggio fritto che è una delle nostre specialità, salsicce, e poi vediamo. Se qualcosa sicuramente ci inventeremo per allietare meglio il fine serata. Noi doneremo un assegno di 300 euro alla Casa Famiglia, appunto perché l'associazione nasce per promuovere il sociale, e inoltre la Casa Famiglia sarà ospite ogni sera al nostro evento. E adesso apriamo la pagina dello sport, iniziamo con la Serie B e con il Pescara, perché questo è un venerdì di vigilia per il Delfino, che domani aprirà il suo campionato di Serie B alla Recchi di Salerno contro la squadra di Giampiero Ventura. Squalificato Scognamiglio, ma rientra per fortuna l'emergenza in difesa per la formazione bianco-azzurra. Luciano Zauri recupera infatti Bettella e Campagnaro, l'argentino favorito su Ciofani per una maglia da titolare proprio al fianco di Bettella. Balzano e Del Grosso completano la retroguardia, il nearrivo Castanos partirà dalla panchina. In mediana ci saranno Busellato, Palmiero e Memusciai, in attacco Galano, Brunori e Tumminello. E ascoltiamo proprio Luciano Zauri che parla del match di domani, degli obiettivi stagionali e di mercato. Beh, il cambio Scognamiglio sicuramente, vista la sua squalifica, e Vitturini per infortunio, quindi ovviamente in difesa cambierà qualcosa. E qualche dubbio ce l'ho, mezzo a campo c'ho qualche dubbio. Davanti Maniero torna nei convocati, per cui ha recuperato insomma una forma, una condizione accettabile. Allora, abbiamo visto le due partite di Coppa Italia, quella col Catanzaro e quella che hanno perso a Lecce, che ha risultato è in parte bugiardo, frutto di alcune disattenzioni della Salernitana, in alcune situazioni di errori magari individuali, però ho visto una squadra molto ben organizzata che sa giocare, una squadra molto ordinata, in fase non possesso, molto, molto compatta, e quando riparte ha giocatori che possono fare male. È un maestro di calcio, è un maestro di calcio, le sue squadre sono facilmente riconoscibili, giocano un calcio propositivo, sa dare da subito e si vede anche nella serenità, nella sua mano, quindi insomma, è un piacere, un onore affrontare già come primo step questo grande allenatore, insomma, quindi insomma, complimenti non glieli faccio, chiaramente, perché la sua carriera parla per lui. Insomma. Ma Castanosse l'ho avuto anche nella precedente gestione, quando arrivo in Serie A, chiaramente un giocatore totalmente diverso. Ma intanto nel ruolo, noi l'abbiamo avuto qui come esterno alto, come tre quarti, adesso è tutti gli effetti una mezzala, può giocare anche da play all'occorrenza, negli ultimi anni forse ha giocato anche da play.
e quindi sicuramente ha un gran calcio, fisicamente uno che tiene botta, come si dice, per cui è un prospetto, giocatore duttile in mezzo a campo. La richiesta era quella di avere degli esterni bravi. Chiaramente Pescara non può comprare quattro esterni fortissimi, tra virgolette, quindi chiaramente adesso l'esigenza è di averne uno, e poi insomma se lo prendiamo domani possiamo pensare anche di poterne fare due, se dovesse essere oltre il giorno di mercato ne faremo uno. Insomma. Insomma, le favorite chiaramente quelle retrocesse, avendo anche un budget dalla loro, hanno fatto un mercato interessante. Insomma, l'Empoli, Benevento, lo stesso Chievo, Perugia, hanno squadre sulla carta forti per poter puntare alla vittoria finale, poi primo, secondo, playoff sicuri, insomma più o meno quello. Per quanto riguarda noi siamo una squadra totalmente rinnovata, quindi gli obiettivi non esistono, nel senso che come detto all'inizio dell'anno, se noi riusciamo a trovare una quadratura con degli innesti, appunto, che ci siamo detti prima, possiamo fare bene vuol dire iniziare bene, avere un percorso di continuità, e poi il campionato di Serie B è talmente lungo che può succedere qualsiasi cosa, però fare proclami non credo non sia giusto nemmeno per la gente, ma intanto per noi, perché creare false aspettative secondo me sarebbe sbagliatissimo. Scendiamo in Serie C, perché questa mattina prima conferenza stampa precampionato anche per il tecnico del Teramo Bruno Tedino, che ha parlato del ritardo nell'assemblamento della squadra e delle questioni di mercato che riguardano soprattutto la probabile partenza di Saveriano Infantino, che non sarà convocato per Catanzaro. Per quanto riguarda la formazione, nei biancorossi non saranno a disposizione Minelli, Lasic e Santoro. Allora ascoltiamo le parole proprio di Bruno Tedino in conferenza stampa. Noi abbiamo Catanzaro, dobbiamo andare a vendere cara la pelle, avere la sensazione comunque di incominciare un certo tipo di percorso, lo dobbiamo fare perché ce lo impone il calendario e ce lo impone anche il nostro tipo di professionalità, quindi sapere che giochiamo contro un 3-4-3 rodato con un allenatore molto capace, che io reputo uno dei tre migliori allenatori in assoluto di Serie C, è normale che per noi è un banco di prova molto importante, però ripeto, soprattutto all'inizio, nei primi 4-5 turni, dobbiamo essere una squadra che raccoglie anche l'irraccoglibile. Sono fatto in una certa maniera, sono molto sereno e ho sempre fatto per prima cosa autocritica, cioè sono sempre stato uno molto fedele innanzitutto al mio modo di lavorare, a prendermi delle grandi responsabilità, come è giusto che sia. Non sono parole di circostanza, cioè è il tempo che lo dice, siamo partiti tardi, abbiamo avuto qualche problema strutturale, siamo sempre andati in giro ad allenarci, abbiamo ricevuto dei giocatori chiaramente a spizzichi, però se vogliamo raggiungere un certo tipo di obiettivo, che è quello di fare un campionato sicuramente divertente, gettando le basi per un medio-lungo termine, io credo che siamo sulla strada buona. È normale, se uno valuta invece ogni partita, se uno perde è scarso, se uno è bravo invece che quando ha vinto, non è così che dobbiamo valutare questa stagione, dobbiamo valutarla cercando di mettere delle basi importanti, perché ci sono, so che giustamente ci vuole il giusto tempo, cioè come un direttore d'orchestra che raccoglie a spizzichi e bocconi, una volta un trombone, una volta una tromba, una volta una batteria, una volta una chitarra, e mettere insieme una buona musica non è così semplice. Con me si è allenato un mese, sta benissimo, sta bene, però queste sono cose che dovete chiedere alla società, perché è un discorso esclusivamente societario. Sì, ho capito, a me non, ma diciamo che lui ha anche un piccolissimo problemino, che non è stato convocato per questo, ci sono delle cose di mercato, delle strategie di mercato sulle quali io non posso neanche mettere bocca, obiettivamente. Cosa mi farebbe arrabbiare molto? La mancanza di coraggio, questo sì. Cioè, c'è una sottile differenza tra l'umiltà e la voglia di essere, diciamo, propositivi dal fatto di quella di essere presuntuosi. Non dobbiamo essere presuntuosi, dobbiamo essere umili, siamo il Teramo, siamo una società in via di costruzione, siamo fondamentalmente convinti che arriveremo a fare delle cose molto importanti, questa è la mia, così, percezione.
però dobbiamo avere l'umiltà della gente di strada, no? Anche diciamo, la cazzimma vera in questo momento di raccattare qualcosa che magari non riusciamo a trovare con la qualità del gioco, con la qualità dei singoli, con la qualità delle palline attive. Dobbiamo raccattare qualcosa, quindi mi aspetto una squadra molto vivace, molto viva, molto energica, molto attenta, perché a Catanzaro ci sarà una bolgia. E sappiamo che i campionati del sud, quando vai a giocare fuori casa specialmente, prima cosa che devi stare così in campana è che troverai un ambiente sotto l'aspetto temperamentale molto alto. E dunque, conferenza stampa di Tedino questa mattina, ma quella di ieri sera è stata una serata di gala a Piazza Martiri per la presentazione proprio del nuovo Teramo, che ha ufficializzato anche l'acquisto di Francesco Bombaggi dal Pordenone. Il presidente Franco Iachini, la sua prima stagione da massimo dirigente, fa intuire qual è il sogno nel cassetto. Lo ascoltiamo. Presidente, per citare un vecchio adagio che stava ripercorrendo poco fa, una serata bagnata, una serata fortunata. Certo. Meteorologicamente non è il massimo, però è una bella serata perché il Teramo torna in piazza dopo tanti anni. Sì, ma infatti questa è la cosa più bella, quindi siamo contenti, abbiamo qui tutta la squadra pronta, la serata sarà una bellissima serata, ce lo auguriamo. Comunque lo spirito è quello giusto, ce l'abbiamo messa tutta e insomma è iniziata la nostra avventura. Domani andremo a salutare il sindaco in comune, poi la squadra si preparerà all'avvio della prima trasferta. È stata un'estate lunga, un mercato importante, molto importante, sono gli ultimi convenevoli perché da domenica si parte e Franco Iachini un po' qualche sensazione di questo campionato, del suo primo campionato ce l'ha? Beh, allora diciamo che ancora non provo l'ebbrezza della prima, quindi mi sono sentito come il presidente del Catanzaro che mi ha chiamato invitandoci alla partita e quindi sarò suo gradito ospite. Quindi da lì inizierò a sentire questa cosa. Fino adesso tutti gli avvenimenti che si sono succeduti non mi hanno permesso di poter capire bene quella che sarà la vera passione sportiva che si sta creando. Però quindi già questa sera, nonostante la pioggia, vediamo sotto i portici tante persone e confidiamo che arriveranno più tardi anche gli altri. Quindi credo di sì. L'estate dal punto di vista meteorologico si è vista, dal punto di vista delle vacanze non so... Niente? No, niente. La seconda giornata di campionato si giocherà dove? Bella domanda. Abbiamo due stadi che ci hanno dato l'ok, abbiamo problemi con la questura, con le prefetture per problemi di ordine pubblico. Uno su Rieti perché c'è una manifestazione concomitante molto importante che richiamerà oltre 20.000 persone, quindi la società, la questura ha manifestato perplessità perché devono gestire già questo grosso afflusso. L'altra sul Fano, dove ci hanno dato disponibilità e ringrazio anche qui sia il presidente che l'amministrazione inizialmente a giocare, anche qui però la questura pare che abbia qualche riserva. Stiamo adesso con l'Osservatorio Nazionale cercando di vedere di superare queste problematiche, anche perché dobbiamo anche tenere presente che la Sicula Leonzio ha un problema anche di aerei, perché da Fano per rientrare l'aereo. Cioè, noi, il problema non è purtroppo il nostro, noi avevamo il nostro stadio, Pescara è nostra, la Lega B ha cambiato i calendari all'ultimo momento, quindi vediamo di risolvere il problema. Abbiamo ancora qualche giorno di tempo per risolverlo. Il sogno del cassetto di Franco Iachini ce lo svela prima dell'inizio del campionato? Ma dipende, sono tanti sogni. Quindi. Quello legato al Teramo ovviamente. No, vabbè, quello legato al Teramo è banale, però mi hanno detto che non si può dire. Ma non si può dire. È scaramantica. Quindi lo possiamo immaginare. Immaginate. Ebbene, questo era l'ultimo servizio per il TG6 delle ore 14. Io vi ricordo i prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle ore 19 e alle ore 23. Io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.